C'è chi lo vuole originale e totalmente personalizzato, chi si innamora di una figura o di un disegno e la vuole imprimere sulla propria pelle. Il tatuaggio è comunque l'espressione di un mondo interiore. La moda può influenzare, ma per la maggior parte delle persone rappresenta un'arte da praticare, ma anche da portare su di sé. E tatuatori da tutta la Sardegna, ma anche dall'Italia e dall'estero, si sono dati appuntamento a Sassari per il primo Tattoo Expo, un evento organizzato dall'associazione Incantus che punta a diventare un appuntamento annuale, ospitato nei locali della Promocamera fino al 2 aprile. Come obiettivo a risolvere un po' i tabù, i quesiti del pubblico in generale, di quello di quest'arte qua, del mondo del tatuaggio, dando modo di toccare personalmente con dei professionisti quello che è il tatuaggio, il suo artigianato e la sua arte. Durante la manifestazione abbiamo organizzato tutta una sorta di concerti, intrattenimento, conferenze. Per quanto riguarda l'intrattenimento musicale abbiamo portato Paolino direttamente dalla Radio 105. Insieme a lui come co-presentatore ci sarà Luca Brescia. Avere la possibilità di disegnare un disegno che una persona lo porterà per la sua vita, diciamo. Quindi quello mi è piaciuto tanto. La carpa o il serpente hanno un significato nel giapponese, quindi quando decidi di tatuarti in giapponese, in questo caso, devi darle il tuo perché. Quindi penso che oggi come oggi, se ti vuoi tatuare, devi darle il tuo perché. Non solo tatuatori, ma anche body piercer, tutti insieme per mostrare una professione basata su un'antichissima usanza che accomuna diverse culture nel mondo. La testimonianza più antica è quella di un uomo vissuto circa 5300 anni fa, il cui corpo è stato rinvenuto in Trentino Alto Adige. Ottimamente conservato, presentava dei veri e propri tatuaggi, 61 ovviamente dispari.